24. Beati i poveri in spirito. Gesù, stiamo ai tuoi piedi insieme agli apostoli. Ci hai portati in alto, sul monte, perché ciò che avresti detto l'avremmo dovuto ascoltare guardando il cielo. Ci disponiamo a contemplare la meta, la via, la vita che vuoi farci raggiungere sollevandoci in alto. Dall'alto solo possiamo vedere con chiarezza la strada che tu ci indichi in mezzo a mille altre strade contorte e inerpicate che ci fanno correre il rischio di perderci. La tua via è dritta, non ha e non può avere scorciatoie, ma possiamo considerare anche divise in 8 strade parallele che dobbiamo percorrere tutte, senza scoraggiarci, perché ogni strada invece di indebolirci ci carica di nuova energia per percorrere le altre. Ogni strada è unita alle altre. Sembrano distinte, ma ognuna comprende le altre. Sono le beatitudini. Nell'ordine che ci viene presentato dal Vangelo, vogliamo fermarci a considerarle. Povertà, sofferenza, mitezza e giustizia. Misericordia, purezza e pace e giustizia di nuovo. Signore, non è facile percorrere questo cammino che ci hai indicato. È veramente un andare controcorrente perché il mondo ci spinge nella direzione opposta. Beati i poveri in spirito. Che cosa vuol dire, Signore? Come possiamo meritarci quel beati? Come vivere la povertà da te beatificata? Tu esalti la povertà, il distacco dalle ricchezze, dal benessere, dalle comodità. Non vuoi certamente che disprezziamo i doni che ci hai dato, ma vuoi che col cuore ci disponiamo a farne a meno. Per riuscire è necessario forse anche esercitarci. Non basta dirlo e poi attaccarci a tutto, esigere che nulla ci manchi, rattristarci quando vediamo che abbiamo qualcosa meno degli altri. Povertà di spirito significa avere come se non avesse, non si avesse. Avere per sé come se fosse degli altri, di tutti. Significa saper dare del nostro a chi ha bisogno, del nostro. Cosa è nostro? Tutto viene da te e ci è dato come in affidamento. Siamo i custodi e non possediamo delle cose, delle ricchezze, del bello e del buono che ne hai creato. Dare significa essere disposti a farne a meno, lasciarcene spogliare. Essere aperti agli altri, alle esigenze degli altri, senza discutere, senza vedere se è giusto, senza fare calcoli. Dare del nostro vuol dire anche dare non solo ciò che abbiamo in sovrappiù, dare il superfluo. Purtroppo anche solo quando parliamo di superfluo non sappiamo come regolarci, perché ci resta difficile scoprire veramente cosa per noi sia superfluo. Cosa realmente sia superfluo per la nostra vita. Oggi crediamo che sia tutto necessario. Oggi stimiamo male se abbiamo qualcosa meno degli altri. Oggi stiamo male se abbiamo qualcosa meno degli altri. Se poi gli altri se ne approfittano di noi, protestiamo. Contiamo le volte per dire basta. Dovremmo invece essere contenti se ci manca qualcosa che hanno gli altri, che hanno tutti, e non rattristarci come facciamo sempre. Purtroppo la nostra vita è diventata un continuo confrontarci con gli altri per superarli. Non abbiamo pace fino a che non ci sentiamo davanti agli altri, ma quanto dura poco questa soddisfazione. Subito dopo riprendiamo la gara, la corsa per essere superiori in un'altra cosa, poi in un'altra ancora. Abbiamo sempre di più. Ma abbiamo sempre di più amarezza in fondo al cuore. Le cose materiali non ci soddisfano mai pienamente. Per questo hai detto, beati i poveri in spirito. Quanto sarebbe bello se ci accontassimo di quello che abbiamo. Quanto gioverebbe maggiormente alla nostra pace interiore apprezzare il poco, il piccolo e goderne pienamente. Povertà di spirito significa infatti anche accettare con gioia i beni che tu, Signore, ci offri, usarli con animo lieto e grato verso di te. Significa anche custodirli, rispettarli, ma con animo libero, aperto, proiettato
proteso ai tuoi disegni, Dio, che ci riempi di tante cose perché vuoi farci stare meglio, ma non vuoi che stiamo affogati da troppe cose. E di cose ne abbiamo veramente tante. Povertà di spirito significa certamente anche mettere attenzione per non sciupare o non far sciupare. Non significa davvero disprezzo per il creato e per ciò che l'uomo perfeziona nel creato. Dobbiamo sforzarci di vedere tutto come dono tuo, Signore, quindi difenderlo perché venga anche dagli altri riconosciuto, apprezzato, usato secondo le intenzioni, il fine che tu hai stabilito in tutto. L'esercizio poi nella povertà di spirito significa saper fare a meno di qualche cosa. Oggi abbiamo tutti troppe cose e siamo attaccati a molto, a tutto. Dovremmo fare la prova a distaccarci da qualche oggetto che abbiamo caro. Dacci la forza di farlo spontaneamente, senza aspettare magari che ce lo portino via i ladri. Ricordi preziosi tenuti nascosti, ben coperti, chiusi ermeticamente. Signore, illuminaci perché possiamo scoprire quello che vuoi da noi per poter meritare quel beati col quale introducesti il discorso della montagna, il discorso che ci porta in cima alla montagna della perfezione che tu desideri per noi. Purtroppo noi ovattiamo la tua parola, ci arrampichiamo sugli specchi per giustificare il nostro comportamento. Vogliamo sentirci beati così come siamo, così come già viviamo. A noi sta bene così, ma forse non sta bene a te, Signore. Faccelo capire e facci vedere cosa possiamo e dobbiamo fare. Se ci incamminiamo per la prima beatitudine, già la seconda sarà più facile. Ogni passo in avanti ci dà forza per farne altri, perché mentre tu, Signore, ci proclami beati, ci doni la forza per esserlo e ci guidi a piccoli passi, arricchendoci momento per momento con la tua grazia. Vogliamo pensare a Maria, alla sua vita a Nazareth, in Egitto, nei viaggi. Non faceva certamente mancare il necessario Gesù, ma solo il necessario. Noi diciamo che erano altri tempi, ma la povertà in spirito dovrebbe superare ogni tempo, come lo supera la tua parola. Allora, perché siamo tanto preoccupati di non fare mancare nulla ai nostri figli? La mancanza di qualche cosa, la rinuncia, il sacrificio, non sono più educative dell'abbondanza? O Maria, facci contemplare la tua vita, la vita della tua famiglia, che certamente sarà stata piena di stenti, perché possiamo prendere l'esempio, possiamo farla nostra, almeno col desiderio.